Buongiorno a tutti e ben ritrovati per la terza lezione di karate. Oggi iniziamo il riscaldamento con un esercizio propedeutico alle cadute. Prendete un tappetino se lo avete in casa, oppure va benissimo una qualsiasi superficie morbida. Va benissimo anche un tappeto o comunque un asciugamano, in modo da evitare qualsiasi stress alla colonna vertebrale. La posizione di partenza è questa, gamba destra avanti e la sinistra è piegata sotto. Da questa posizione ci sbilanciamo e cambiamo parte. Via. E cambiamo parte. Cercate il più possibile, quando andate indietro, di guardarvi l'ombelico in modo da evitare di battere la nuca. Ovviamente, quando caschiamo, la prima cosa che va salvaguardata è appunto la testa. Via. Guardo. Via. Guardo. Sbilanciatevi ovviamente quanto potete. Non importa farle bene subito. L'importante è capire il movimento. Quindi movimento circolare. Circolare. Riproviamo a tempo. Esercizio che andremo a fare riguarda sempre le cadute. Prima abbiamo fatto quella all'indietro. Adesso proviamo a fare sempre un esercizio preparatorio, però delle cadute laterali. Quindi ci mettiamo a sedere sempre sul tappetino, gambe in avanti. Unica premessa è che in questo caso andiamo a cadere sul lato, quindi sul fianco. È l'unica parte che deve poggiare a terra. Quindi ci sbilanciamo verso destra per prima e uno. E sempre guardare l'ombelico. Sinistra. E 4 gambe tese, 6 e con le mani ci aiutiamo, 7 a tornare in posizione. E 9 e 10. Se avete fatto bene l'esercizio, vi sarete fatti anche un po' di addominali. Andiamo
Andiamo adesso a scaldare le gambe con esercizi molto semplici, almeno all'apparenza, ma molto potenti. Questi esercizi potete farli anche se avete dei bambini e probabilmente si divertiranno anche molto. Sono gli esercizi degli animali. Il primo animale che andremo a fare è il canguro, quindi da questa posizione, se ce la fate ancora meglio, con i talloni a terra, altrimenti va benissimo in questa maniera, si inizia a saltellare. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso facciamo la lepre. Sempre stessa posizione. Stavolta cerchiamo di andare con i talloni a terra, mani davanti e ci diamo lo slancio e raggiungiamo le mani. 2 e 3 e giro e 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3 e giro. Ok, adesso pancia a terra e facciamo il giaguaro. 1, 2, 3, 4, indietro, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4. Ok, si viene su, posizione del cavaliere, quindi gambe divaricate, peso sull'esterno del piede e da su, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10. Ok? Adesso ci allunghiamo e dall'altra parte e ancora e ancora. Nei prossimi esercizi vi mostrerò alcune tecniche di calcio e volevo fare solo una raccomandazione. Cercate di comprendere i movimenti che andrete a vedere senza incorrere in sforzi eccessivi. Il rischio di qualche fastidio fisico c'è, per cui cercate di essere gentili con il vostro corpo. Se poi vorrete approfondire, noi vi aspettiamo volentierissimo in palestra. Benissimo, adesso che ci siamo scaldate le gambe, possiamo passare al prossimo esercizio. Il prossimo esercizio è un esercizio di Kion, ovvero dei fondamentali, e oggi andremo a eseguire il primo calcio. Quindi, per facilitarvi il compito, prendiamo una sedia in modo che possiamo appoggiarci e quindi avere più stabilità ed equilibrio. Ci mettiamo con sinistro avanti, posizione naturale, pugno destro avanti e facciamo questo movimento. 1, 2 e punta stesa in avanti. E 1, 2. E richiamo e punto in avanti. 1, 2.
Tiriamo destra avanti e pugno sinistro. Uno, due. E uno, due. E piegare un po' la schiena. E uno, due. E uno, e due. Veloce. Uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e ricordatevi sempre di alzare il ginocchio, andare, alzare il ginocchio, tornare. Siamo arrivati all'ultimo esercizio della lezione. Prima abbiamo eseguito il calcio frontale chiamato Maegeri, adesso andremo a eseguire il calcio laterale, Yoko Geri. Sempre utilizzando la nostra sedia o qualsiasi superficie d'appoggio, va benissimo, un tavolo, un termosifone, quello che volete, insomma. Ci andiamo a mettere in questa posizione. E tiriamo su la gamba destra e stendiamo la gamba. La gamba sinistra è leggermente piegata, il che ci permette di andare. E torno. Due. E vado. Anche la schiena è leggermente piegata, non è mai dritta. È piegata in conformità della linea. E due, tre, e due, quattro, su, e vado, e cinque, e vado. Si colpisce con la parte esterna del piede, che in giapponese si chiama Sokuto. Di nuovo, un po' più veloce. Uno. E torno. Due. E torno. E tre. E torno. E quattro. E torno. E cinque. E torno. Cambio lato. Pronti? E uno, e torno, due, e torno, tre, e torno. L'altezza della gamba è in base chiaramente alla vostra scioltezza, non esagerate. Quattro, e torno, e cinque, e torno, di nuovo, e uno, e due, e tre, e quattro, e